una buona domenica a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. È stata una settimana intensa, ripercorriamo dunque insieme i fatti più importanti. Hanno deciso di trascorrere la notte di Halloween picchiando e rapinando le persone. Un gruppo di 7 ragazzi in trasferta da Treviso, dove sono già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dalla polizia. Tutti giovanissimi italiani di seconda generazione, 2 i 19enni. E non capita tutti i giorni dover procedere nei confronti di minorenni adottando delle misure precautelari di questa forma restrittiva. Effettivamente siamo stati costretti a operare 7 arresti di ragazzi, dei quali solo 2 sono maggiorenni, hanno 19 anni, gli altri 5 minorenni, tra cui 2 quattordicenni, i quali purtroppo avevano già a carico diversi precedenti di polizia. Numerosi colpi messi a segno dalla baby gang nel giro di poche ore nel centro storico veneziano. È stata una notte che vorrei definire disgraziata, nel senso che questi minori in gruppo, in branco, hanno operato già a partire da mezzanotte nel centro storico veneziano con numerosi episodi di rapine che siamo riusciti a ricostruire, ben 4, ai danni di passanti che venivano sorpresi o avvicinati con uno stratagemma, quello di chiedere la sigaretta, dopodiché venivano percossi e rapinati. Tutti tranne uno hanno riportato delle lesioni. Da Campo San Pantalone all'imbarcadero di Rialto per terminare al Burger King di Ponte degli Scalzi, dove hanno cenato pagando regolarmente, forse con i soldi appena rubati, per poi andare negli spogliatoi dei dipendenti. Questa volta però sono stati scoperti. Siamo usciti a cercarli, siamo andati prima in Piazzale Roma ma non li abbiamo trovati. Dopodiché, tornando verso la stazione, li abbiamo trovati sotto il portico della stazione. Io ho subito chiamato le forze dell'ordine. I miei colleghi hanno chiesto di tirare fuori la roba che avevano rubato e che non gli avremmo fatto nulla. Loro hanno inizialmente tentennato, poi hanno iniziato a nascondere i telefoni, l'orologio, e quindi lì noi abbiamo avuto la certezza che erano stati loro. Poi sono intervenuti gli agenti che li hanno condotti in questura, dove sono rimasti per circa 18 ore. In quel lasso di tempo nessuno dei loro genitori si è presentato, pur essendo stato avvertito dagli agenti. I giovanissimi, palesemente euforici, forse sotto l'effetto di alcol, non hanno dimostrato alcun pentimento. Posso dire che non hanno dimostrato pentimento, nonostante comunque non abbiano posto in essere atteggiamenti violenti nei confronti degli operatori di polizia. Il 75% del bilancio di tutta la regione, le nostre tasse, gli sgay, chiavi in mano al direttore dell'azienda zero. E chi lo nomina? Il presidente! Un cartone animato per dire no all'azienda zero voluta dal governatore Zaia, perché così la sanità regionale si trasforma in un pericoloso far west. Ci ha pensato la CGIL, che nel cartoon veste i panni di una sceriffa pronta a proteggere i cittadini dalla riforma. Chi decide le assunzioni, gli organici, i turni, i riposi e gli acquisti, gli appalti? Ci pensa il direttore. E chi lo nomina? Il presidente! Per il sindacato la riforma ha l'unico scopo di accentrare i poteri nelle mani di una sola persona. Alla faccia del federalismo, fanno sapere dalla CGIL. Ma di qua, Roma di là, poi dalla poltrona di Venezia il pistolero capo rade al suolo le ULS. Che bel federalismo! Che fine fanno i reparti? E i servizi? Dove andranno a curarsi i veneti ora? Il presidente pistolero vuole mettere mano a una sanità che funziona. Per quale motivo, chiedono i sindacati, non si procede invece a una riforma dopo aver ascoltato tutte le parti in causa? Zaia continua a dire che la sanità veneta è un'eccellenza. Allora che fine hanno fatto le conferenze dei sindaci e i direttori dei servizi sociali? Perché tutto sto casino se va tutto bene? Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il presidente dell'autorità portuale, Paolo Costa, hanno presentato insieme il progetto Trece Nuovo, una nuova via navigabile con un raccordo di 2,2 km, di cui 1,2 di nuovo canale. Percorrendo il canale Malamocco-Marghera, attualmente utilizzato dai traffici commerciali, il nuovo raccordo permetterà di connettersi al canale Vittorio Emanuele e di qui di raggiungere la marittima in circa un'ora.
La soluzione permette di evitare il passaggio delle navi dal bacino di San Marco, salvaguardando nel contempo la croceristica dello scalo veneziano e senza interferire con i traffici di Porto Marghera. Prevede un intervento della durata di 20 mesi per un costo totale di 140 milioni. Per la prima volta però Venezia esce con una proposta univoca. Che ne dicono i comitati vari? Io posso fare un comitato con mia sorella e non ho sorelle, però così ne possiamo fare tanti. Non può funzionare che chiunque va sul giornale dice: io sono contrario. Vabbè, ma che tipo di legittimità gli stai dando? Siamo andati a votare, la città ha detto questo, il porto è d'accordo, la capitaneria è d'accordo, noi siamo d'accordo nel fare questo. Abbiamo già tra l'altro un porto che funziona, non vedo perché buttare via 5.000 posti di lavoro. Noi in questo momento qua non ce lo possiamo permettere. Il progetto sarà ora presentato a Regione e Ministero delle Infrastrutture. Sono ottimista sul fatto che sarà questa la scelta perché la città si è espressa in modo chiaro e condiviso, puntualizza il sindaco, mentre il presidente del porto sottolinea come il progetto sia l'unico legittimato ad approdare al tavolo del Ministero delle Infrastrutture. Il Contorta, ricorda, è bloccato da una sentenza del TAR, mentre gli altri progetti giuridicamente non esistono perché non hanno la dichiarazione di interesse pubblico da parte dell'autorità competente, che siamo noi. La proposta di Brugnaro, conclude Costa, è anche l'unica che raggiunge i quattro obiettivi fondamentali fissati 4 anni fa. Togliere da San Marco le navi, mantenere l'eccellenza mondiale della croceristica veneziana, non interferire con l'attività produttiva, con l'attività altro-portuale e industriale di Marghera. Quarto, minimizzare l'impatto ambientale, perché insomma, onestamente scaviamo un canaletto piccolo, perché abbiamo la furbata è quella che la gran parte dello scavo avviene dentro un'isola che esiste già. Un referendum per dividere Venezia in 3 comuni, uno per il centro storico e le isole, uno per l'area di Mestre e uno per quella di Marghera. Il progetto di legge è stato presentato in regione dal consigliere leghista Alberto Semenzato e approderà in commissione nei prossimi giorni, aggiungendosi a quello di iniziativa popolare presentato lo scorso anno, con oltre 9.000 firme, che prevedeva la classica suddivisione in due tra laguna e terraferma. La nostra proposta fa un passo avanti rispetto a quanto discusso negli scorsi decenni, spiega Semenzato, perché il quadro normativo è cambiato. A differenza appunto degli altri 4 referendum che hanno preceduto questo referendum è di vitale importanza per il Comune di Venezia, in quanto solamente tramite lo scorporo del Comune di Venezia dal Comune di Mestre e Marghera e Venezia potrà ambire ad avere lo statuto speciale dall'Unione Europea. La specificità di Venezia, infatti, sottolinea Semenzato, riguarda la laguna e non l'intero territorio comunale. Quindi la divisione amministrativa sarebbe una prerogativa fondamentale per ottenere questo requisito dall'Europa. Faremo il possibile, conclude il leghista, per far votare il referendum insieme a quello sulle trivellazioni, in modo da ridurre i costi e aumentare l'affluenza. I vantaggi sono detto fatto per quanto riguarda le municipalità, che praticamente si sono dimostrate inutili in tutti questi anni, non hanno mai avuto un potere decisionale effettivo. E un risparmio che verrà quantificato, penso, in 2 legislature in 120 milioni di euro all'anno. Non esiste una legge ad oggi che vieta il transito, ma non possiamo neanche farci massacrare dall'opinione pubblica. Con questa spiegazione l'amministratore delegato di MSC Crociere Gianni Onorato ha annunciato la decisione della compagnia di ridurre del 40% in termini di capacità dei passeggeri la propria presenza a Venezia nel 2016. A noi non interessa passare per il canale, ma vogliamo andare a Venezia, che è un patrimonio di tutti, puntualizza Onorato. Siamo prontissimi a dare il nostro contributo in attesa di una decisione. Nel frattempo quindi ridurremo i passaggi in laguna a fronte di un aumento della presenza del 5% nel Mediterraneo e del 5% nel Nord Europa. Il messaggio tra le righe è chiaro ed è un invito a fare presto, arrivato 24 ore dopo la presentazione del progetto detto Tresse Nuovo, su cui puntano Comune e Autorità Portuale, e contro il quale si scagliano naturalmente gli onnipresenti militanti del Comitato No Grandi Navi. È un progetto, sostengono, che presenta le stesse problematiche degli altri due avanzati in passato e che di fatto ne è una riproposizione con poche varianti. Qualsiasi progetto che presupponga l'arrivo in marittima delle navi attraverso il canale dei petroli presuppone il raddoppio e l'arginamento del canale dei petroli. Un progetto che è stato presentato 2 volte, quella volta dal magistrato Le Acque, no? Però sicuramente non con dispetto da parte dell'autorità portuale, e questo vuol dire il colpo di grazia alla laguna. Il presidente della regione, Luca Zaia, ha firmato oggi a Palazzo Chigi gli accordi di programma con il governo per l'assegnazione alle regioni e ai comuni dei 650 milioni previsti dalla prima parte del piano contro il dissesto idrogeologico nelle aree metropolitane.
La firma con il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti garantirà la messa in sicurezza del bacino dell'Usore, da tempo parte dell'accordo di programma sul vallone Moranzani. Ma stavolta ci sono i soldi, 62 milioni di euro destinati a quest'area del Comune di Venezia. Altri 47 milioni sono previsti per interventi in altre zone della regione. Sono oltre 100 milioni di euro, per noi sono tre grandi opere che andremo a realizzare, che ovviamente si aggiungono alle 925 opere che da dopo l'alluvione abbiamo messo in cantiere. Servono risorse e chiediamo che il governo decida di fare una scelta strategica e che potrebbe essere così riassunta con questo slogan: meno strade e più opere a tutela dal dissesto idrogeologico. Mi è piaciuto il passaggio del ministro, aggiunge Zaia, sulla farraginosità burocratica che affligge le procedure per questi interventi. In Veneto abbiamo ancora cantieri aperti dopo 5 anni dalla grande alluvione. Io ripeto da tempo che occorre dare poteri speciali ai commissari nominati per le emergenze e prevedere corsie preferenziali per i finanziamenti in materia di difesa idrogeologica. Chiedo quindi al governo l'introduzione di una norma incisiva in questa direzione. Ma insieme alla norma, conclude il governatore, è importante modificare l'approccio culturale nei confronti del territorio, abbandonando la cementificazione. Noi in Veneto stiamo facendo la nostra parte con la nuova legge regionale sul consumo del suolo, che si pone come obiettivo di arrivare nel tempo a cubatura zero, prevedendo la ristrutturazione e il risanamento delle zone degradate nelle periferie cittadine e nelle aree agricole. Si può fare anche a livello nazionale con una buona legge, soprattutto a costo zero. Era un gruppo ben organizzato e agiva in maniera sistematica, quasi ogni sera programmava l'uscita per commettere questi reati predatori, molto spesso gli obiettivi erano già stati programmati, altre volte invece andavano random cercando di colpire magari gli esercizi commerciali che potevano essere depredati più facilmente. Abbiamo dato soluzione a 14 furti in esercizi commerciali, ma riteniamo che siano molti di più. 2 le persone arrestate, il 36enne di Favaro Andrea Stefani e il 35enne di Campalto Giuseppe Torre. Gli agenti li hanno colti sul fatto il 7 ottobre dopo una spaccata a un'officina di Marghera. Per altri 3 indagati è scattato l'obbligo di firma. Secondo la squadra mobile, il gruppo anticrimine Mestre Marghera, dal quale sono partite le indagini, la banda sarebbe responsabile di numerose spaccate in laguna nella terraferma veneziana, ma anche a Marcone Scorzè, qualche volta sconfinando nel Trevigiano. Non solo depredavano prevalentemente somme in contanti che erano custodite all'interno degli esercizi commerciali, ma il danno alla vittima veniva ulteriormente aggravato dai danni che facevano alle strutture o alle vetrate quando sottraevano queste somme. Purtroppo è emerso che questi furti venivano portati a conclusione con la collaborazione, tra virgolette, con il concorso di dipendenti infedeli degli stessi esercizi commerciali, peraltro alcuni colpiti più di una volta. 7 le perquisizioni effettuate dai poliziotti nel corso dell'indagine durata alcuni mesi. Il timore, spiega il questore Angelo Sanna, era quello di assistere a un'escalation da parte della banda. Sappiamo che qualche volta hanno tentato di entrare anche in qualche appartamento, poter trovare i proprietari e quindi poter avere delle reazioni anche incontrollate. In una circostanza è uscita anche un'arma e quest'arma poteva anche essere utilizzata. Vogliamo riportare la cittadinanza sulle strade e per potersi riappropriare appositamente del proprio territorio, per riqualificare l'area e che contribuisca naturalmente anche a quello che è il rilancio economico. L'amministrazione continuerà a fare il suo dovere con controlli sempre più frequenti, assicura l'assessore comunale alla sicurezza Giorgio D'Este, ma anche i cittadini devono fare la loro parte. Quando si vedono capannelli disbandati non occorre cambiare strada, bisogna far capire loro che zone come Via Piave sono dei mestrini e non lasciare quegli spazi al degrado. Dobbiamo ritrovare il coraggio di fare questo e io sono convinto del fatto che appunto se noi creiamo maggior presenza nel nostro territorio questi si allontanano, anche perché, lo dicevo prima in conferenza stampa, bisogna dividere il tipo di fenomeno, cioè quello del degrado, da quello della microcriminalità. È importante, insiste D'Este, non farsi prendere dalla paura per situazioni che possono essere sgradevoli ma non hanno niente di pericoloso. Abbiamo ad esempio i barboni che, ahimè, non sono belli da vedere, ben lo sappiamo, ma sono persone che in tanti casi arrivano con storie diverse di vita e possono aver bisogno di avere un'assistenza sotto il profilo umano molto importante.
È in questa logica di riappropriazione del territorio, conclude l'assessore, che abbiamo scelto Via Piave per la grande manifestazione dei volontari della Protezione Civile che si terrà sabato mattina. Daremo luogo a questo tipo di manifestazione con la Protezione Civile, con attività dinamiche, quindi con dei percorsi anche specifici anche per i più giovani, dove dimostreremo appunto con mezzi della Protezione Civile che cosa fanno questi volontari, che sono persone veramente straordinarie e che tanto fanno per la città e tutta la cittadinanza. Dopo i sempre più numerosi episodi di violenza e microcriminalità che hanno come protagonisti giovanissimi, spesso minorenni, anche il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, interviene sulla questione. Perché lo fanno? Perché sanno che in Italia se sbagli non paghi. Io sono stato in Marocco la settimana scorsa e mi dicono: guardate che da noi certa gente le cose che fa da voi non le fa, minori o non minori, perché se sgarrano finiscono, non dico male, ma finiscono puniti giustamente, mentre quando arrivano da voi anche i nostri stessi marocchini sentono legittimati a fare quello che vogliono, tanto male che gli vada fanno qualche giorno di galera e poi sono di nuovo fuori. Anche qua non occorre spendere soldi, occorre la certezza della pena. I minori, poi ci sono dei presunti genitori, penso ai rom, che sfruttano bimbi anche di pochi mesi per rubare a cattonare, gli devi togliere. Dov'è il tribunale di minorenni? Togli quei bimbi a quelle famiglie lì che educano al degrado e al furto. Salvini, intervenuto a un sit-in davanti alla prefettura di Padova dopo aver visitato l'albergo di Noventa che accoglie una sessantina di profughi, è tornato a parlare di legittima difesa, soprattutto dopo la morte per infarto da stress del commerciante Vicentino Hermes Mattielli, condannato a 5 anni a risarcire con 135.000 euro i ladri a cui lui ha sparato perché entrati nel suo deposito per rubare. Una vittima dello Stato italiano, che è uno Stato veramente schifoso, perché non puoi essere condannato a 5 anni di galera perché ti sei difeso da 2 rapinatori e invece sono belli liberi e baldanzosi a spasso. Quindi qualcuno ce l'ha sulla coscienza, spero che non sia l'ennesima morte vana, e quindi c'è una proposta della Lega ferma in Parlamento da febbraio che cancella il reato di eccesso di legittima difesa. Qua occorre cambiare il codice penale con una frasetta: la legittima difesa è sempre legittima difesa. Punto. Poi non mi interessa se uno è in magazzino, se uno è in camera da letto, se uno è in bagno, se uno c'ha il coltello, la pistola, il bastone. Quando qualcuno viola la proprietà privata ne risponde. Quindi gli Hermes, che sono costretti a difendersi dall'ennesima rapina, non devono essere né indagati né processati. Detto questo, noi ci impegniamo a non dimenticarlo, ovviamente. E infatti Hermes sarà simbolicamente a Bologna domenica durante la manifestazione Blocca Italia. Interverrà anche il segretario del sindacato autonomo di polizia per parlare di ordine pubblico, per parlare di sicurezza, di libertà, perché poi la sicurezza è libertà. E quindi ci sarà anche Hermes con noi da questo punto di vista. La città metropolitana non è e non dovrebbe essere una mera sovrapposizione rispetto alla provincia esistente. Dovrebbe esercitare poteri in maniera più forte, più dinamica, in maniera chiara, e credo che l'espressione diretta di voto da parte dei cittadini dia al sindaco metropolitano un potere, diciamo, più forte e soprattutto una legittimazione che gli consenta appunto di governare meglio il territorio, al di là del nome di chi sarà, insomma. Proposta di legge in Parlamento di 6 deputati PD guidati dal veneziano Davide Zoggia, già presidente della provincia lagunare. I firmatari vorrebbero abolire poche righe della legge Delrio, quelle che prevedono l'elezione diretta del sindaco metropolitano soltanto per le città con più di 1 milione di abitanti. Proponiamo di togliere sostanzialmente il vincolo che vieta la possibilità di elezione diretta del sindaco metropolitano per quanto riguarda la nostra area, perché il limite numerico di abitanti francamente non ci sembra corrispondere a nessuna, diciamo, regola precisa. Se vogliamo un ente forte e legittimato a discutere alla pari con la regione e coi comuni, sostiene Zoggia, il passaggio democratico del voto è fondamentale. La provincia di Venezia è il caso, avendo il comune di Venezia meno di 300.000 abitanti e il resto della provincia, diciamo, grosso modo più di 500.000, è una realtà dove potresti avere anche un sindaco metropolitano diverso, diciamo, rispetto, ammesso che gli abitanti della città di Venezia votino tutti per il sindaco, diciamo, di quella. Per cui, insomma, la metterei dal punto di vista del confronto istituzionale e non della mera appartenenza politica. E questa
questi erano i fatti più importanti che hanno caratterizzato la settimana veneziana. TG Venezia Mestre termina qui, vi ringrazio per essere stati insieme a noi, vi auguro una buona serata e un buon inizio di settimana. Arrivederci.